al negozio quel tipo mi ha detto che chitarre meglio tenute lì non ce n'è, questa tranquillo la meglio è questa qua. È un vero affare, non te ne pentirai, suonaci un poco e poi mi ringrazierai, risale a meno di 5-6 mesi fa. Ma a me mi sembra che maledetta non tira fuori a pregarla un là. Non è vecchissima, un poco usata, c'è lo zampino di Satana. Sullo scontrino c'è 666, di serie il numero è 666, l'ho presa alle ore 18:66. Dentro al negozio ero in soggezione, c'era una lapide per bancone, lo scantinato era un cimitero a fasce. Quando la suono succede che sento un demonio del rock in me, serpenti e gatti cercano me e ora capisco perché. Una chitarra dannata, hai una chitarra fatta nel 43, prima di me è stata usata, Erode la suonava assieme a Salome. Questa chitarra è dannata da mercatino dell'antichità, è una chitarra posseduta da tanta gente che ora sta nell'aldilà. Ma quale Satana, senti a me, ti hanno fregato e lo sai perché, quella patacca risale a 100 anni fa. E si è scordata come si fa ad accordarsi, non ce la fa, puoi solo ringraziarla se è ancora là. E no ragazzi, ascoltate me, questa chitarra qualcosa che mi fa tremare qui dentro il cuor, non è il mio cardio ma è terror. Ho fatto delle ricerche online, voi non mi crederete mai, questo strumento ha il sangue nel DNA. E lo suonavano i T-Rex e Gengis Khan ed Hernán Cortés e Hitler, Stalin, Yoko Ono e Ceausescu. E c'è una firma di liuteria, è una scritta che non va più via, dice io porto la luce a te, ora capite perché dico che una chitarra dannata, hai una chitarra fatta nel 43, prima di me è stata usata, Erode la suonava assieme a Salome. Questa chitarra è dannata da mercatino dell'antichità, è una chitarra posseduta da tanta gente che ora sta nell'aldilà. Non è colpa del demonio, senti qui come si suona la chitarra. Ho una chitarra dannata come una bottiglia di champagne, si vede che è indemoniata, ti servirebbe pure un posto per suonare. Questa chitarra è dannata, accompagnava e